La Consulta Provinciale degli Studenti di Benevento ha organizzato la Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca 2024 sul tema «La prima volta che i rappresentanti della Consulta degli Studenti di tutta la provincia, coordinati dal Presidente Gennaro Di Natale, hanno promosso un tema relativo da un lato all'innovazione e dall'altro alla condivisione di differenti percorsi di studio, insomma con l'obiettivo di valorizzare le diversità intese come valore attraverso l'arte, la creatività e il confronto». Circa il profilo operativo, l'evento si è tenuto lungo Corso Garibaldi, dove 13 scuole aderenti hanno potuto esporre agli interessati i propri progetti e le proprie iniziative tramite gli stand aperti al pubblico. Un'ulteriore valorizzazione della giornata è stata data dalla presenza delle due università del territorio, Unisanio e Unifortunato, che hanno promosso la propria offerta formativa attraverso stand informativi, nonché dall'adesione di numerosi sponsor. All'evento hanno partecipato studenti provenienti dalle scuole superiori di primo e secondo grado del territorio, Liti Lucarelli, Liti Giuseppe Alberti, Liceo Rummo, Liti Virgilio, l'Ipsar Le Streghe. E ancora istituti di secondo grado nel territorio, al fine di garantire un momento plurale di orientamento, universitario per gli studenti che si avviano al diploma di maturità, scolastico liceale per gli studenti delle scuole medie. Raffaele Del Vecchio è il nuovo amministratore di Sanni Europa. Presso la sede di Viale Mellusi si è tenuta l'assemblea ordinaria della società Sanni Europa, interamente partecipata della provincia di Benevento. Presenti il socio unico e presidente della provincia Nino Lombardi, l'amministratore unico della società Giuseppe Sauchella, il dirigente amministrativo della provincia e responsabile del controllo analogo Nicola Boccalone e il revisore del conto sindaco unico Anna Buzzo. All'ordine del giorno dei lavori l'approvazione del bilancio della società partecipata. All'inizio della seduta il socio, presidente della provincia Lombardi, ha chiesto l'integrazione con un altro punto all'ordine del giorno dei lavori, vale a dire la nomina del nuovo amministratore unico. L'assemblea ha quindi approvato il rendiconto di gestione 2023, passando poi all'argomento inserito all'ordine del giorno per la nomina del nuovo amministratore unico, il presidente Lombardi ha dato atto della qualità del lavoro svolto dal 2018 ad oggi dell'amministratore unico Sauchella, che ha dato anche attuazione al contratto di servizio sottoscritto nel 2011 tra Provincia e Sanni Europa. Lombardi ha affermato che si aprono nuovi scenari e prospettive per le attività culturali della provincia e che vedrà quindi la stessa attratta dalla costituzione di una fondazione partecipata dal Ministero dei Beni Culturali, Regione Campania e Comune di Benevento. Dunque, il presidente della provincia di Benevento, nella qualità di socio unico di Sanni Europa, ha proceduto alla nomina dell'avvocato Raffaele Del Vecchio per precedenti significative esperienze amministrative, professionali ed istituzionali, attingendo il nominativo dalla shortlist per la designazione e nomina di rappresentanti provinciali presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate approvate con determina dell'ente. L'incarico avrà durata di 3 esercizi sociali e terminerà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2026. La Commissione elettorale riunita in pubblica adunanza ha proceduto alla nomina dei 300 scrutatori per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. I decreti di nomina potranno essere ritirati presso la sede del settore affari generali del Comune di Benevento a Piazza degli Annelli nei canonici orari di apertura al pubblico. Vi invitiamo a leggere l'elenco completo dei nominativi sul sito www.tv7.net e al link riportato dal portale istituzionale del Comune di Benevento. I volontari di Legambiente con alcune classi dell'Istituto Alberti hanno ripulito i giardini pubblici nei pressi del Tribunale in Via De Caro. L'evento è inquadrato nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il Mondo, promossa da Legambiente a livello nazionale. Ringrazio i volontari Luigi Marino e Paolo Matera, ha detto il presidente Antonio Basile, per l'instancabile impegno e la professoressa Silvia Iannelli per aver dato slancio ad un percorso fattivo di promozione dei più alti valori della cittadinanza attiva. Un ringraziamento va anche ai circa 80 studenti e alle docenti dell'Alberti che si sono prodigati in questa importante giornata, nonché all'Asia di Benevento, per il supporto logistico. Elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno 2024. TV7 News SRL, con sede alla zona industriale Pezzapiana Benevento, in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, ha predisposto spazi elettorali e pagamento dei partiti e dei singoli candidati. Presso gli studi di TV7 News è consultabile anche il codice di autoregolamentazione per i candidati interessati a prenderne visione. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di TV7 News, zona industriale Pezzapiana Benevento, lotto 14, oppure telefonando allo 0824 50 558.
Dalle 9 alle 13 di sabato 18 gennaio il camper dell'Oasi della Salute del progetto AFMAL, l'associazione dei Fate Bene Fratelli per i malati lontani, sarà presente in Piazza Grassa d'Opollusa, dove saranno effettuate dal dottore Salvatore Dauria, primario dell'unità operativa complessa di ortopedia del Fate Bene Fratelli di Benevento, visite ortopediche per la prevenzione osteoarticolare e la cura della patologia dell'anca e del ginocchio. Ricordiamo che il progetto dell'AFMAL ha lo scopo di soddisfare i bisogni urgenti di una società sempre più in crisi. Nuova giornata nel Sannio per l'onorevole Fulvio Martuscello, candidato alle prossime elezioni europee per il rinnovo del Parlamento europeo, che nel suo tour in Terra Sanita sarà con l'onorevole Francesco Maria Rubano, dapprima con un incontro elettorale a Benevento a partire dalle ore 17 in via Napoli, poi a seguire alle ore 18 sarà presente all'inaugurazione del comitato elettorale di Guardia San Framondi al corso Umberto I. La segreteria provinciale di Forza Italia invita gli elettori tesserati e simpatizzanti a partecipare ai due appuntamenti con gli onorevoli per unire le forze e far sentire la voce del territorio in vista dei prossimi impegni elettorali. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Benevento, nell'ambito del progetto Incontri all'Ordine, ha organizzato per sabato mattina alle 8.30 un incontro sul tema Il dolore tra l'odissea della diagnosi ed il labirinto della cura. Sabato 18 maggio, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Teatro Romano di Benevento sarà aperto in via straordinaria dalle 19.30 alle 22.30, ultimo ingresso alle 22. Per l'occasione il personale intratterrà i visitatori con Il Teatro si racconta. Se si vuole emergere si deve fare sempre meglio e Tamburo lo sa, ma quello che forse non sa è che Liberté, il suo nuovo singolo musicale, è il suo miglior pezzo di sempre. E non perché non conosca le fatiche del suo lavoro, ma perché quando metti il cuore in ogni cosa che fai, tendi a credere in ogni progetto amandolo all'ennesima maniera. Il nuovo brano è infatti molto più ricercato dei precedenti. Liberté si fa ascoltare in loop, si coglie la maturità di un giovane cresciuto sempre con i piedi ben saldi a terra tra le sue strade del suo rione Libertà, con l'umiltà di non dimenticare mai le sue radici, e le canta Tamburo le sue radici nel pezzone sganciato così in un venerdì 17 qualunque, le canta attraverso parole di libertà e il desiderio di riscatto espressi non solo nella vita ma anche nella musica. Sabato 18 maggio alle 19.10, domenica 19 maggio alle 21.10, lunedì 20 maggio alle 19.40 ed in replica martedì 21 maggio alle 18.10 andrà in onda su TV7 la 14ª puntata della Torre in Forma. Argomento trattato: la scuola in ospedale. Il polo didattico della Federico Torre all'interno del reparto di pediatria dell'azienda ospedaliera Rummo. Ospiti della puntata, oltre al dirigente Edoardo Citarelli, la dottoressa Gianna Limongelli, facente funzione di primario del reparto di pediatria, la caposala Mary Salinno e la docente referente dell'Istituto Torre, Bruna Repola. La Torre in Forma, la scuola a portata di mano, un'esclusiva TV7. Grande evento venerdì 24 maggio alle ore 20.30 al Teatro San Marco di Benevento. Dopo i pienoni con i tributi a Pino Daniele, Lucio Battisti e Lucio Dalla, la Salzano Band presenterà Tutto il resto è noia, vita e musica di Franco Califano. Due ore di grande spettacolo da non perdere. Per informazioni e prevendita dei biglietti, il cui costo è di 10 euro, contattare i seguenti recapiti: 338-37-11994, 340-5376-589. Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff tra Benevento e Triestina, che si disputerà sabato alle 20.30 al Ciro Vigorito, dopo l'1-1 maturato al Nereo Rocco, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha presentato il match in sala stampa. Confermo che la squadra sta molto bene dal punto di vista fisico ed atletico. In settimane i miei ragazzi hanno dimostrato di essere concentrati e motivati dopo il pareggio di Trieste. Partiremo dal secondo tempo proprio di Trieste, dove la squadra ha mostrato grandi qualità e che ci hanno portato ad un passo dalla vittoria. Ma sentiamo mister Auteri in sala stampa, ricordando poi l'appuntamento sui canali di TV7 a partire dalle 22.15 con Bar Sport. La squadra dal punto di vista fisico sta bene complessivamente, poi adesso il calendario
assegna queste partite ogni 3-4 giorni, ma noi stiamo bene da questo punto di vista. Poi la trasferta, vabbè, tutto sommato non è stata disagevole, è stata organizzata anche bene con aerei eccetera, quindi accettabile considerata anche la distanza, ma è proprio l'ultima delle cose a cui dobbiamo pensare, anche perché poi, ripeto, stiamo bene, attraverso le motivazioni poi si superano anche i piccoli intoppi, no? Benedetti ha recuperato, Terranova ha chiesto di essere convocato per partecipare alla gara con i compagni di squadra, questo gli fa onore, anche se chiaramente ha cominciato da 2-3 giorni, però per quanto riguarda Terranova procede bene. Benedetti, da quel piccolissimo problema, ha recuperato, è un giocatore che può essere impiegato stabilmente, ecco. Non dobbiamo pensare a mettere in pratica le cose per cui abbiamo fatto i punti, per cui abbiamo dimostrato di stare bene, i nostri aspetti più consueti e più positivi, e quindi non la gestiremo la partita, perché sarebbe un errore clamoroso, ma non lo faremo. Ma gli errori che abbiamo fatto li abbiamo analizzati al nostro interno, premesso che magari possiamo aver dato, secondo me, un'impressione un po' diversa anche nel primo tempo dalla realtà. Un po' abbiamo accusato il contraccolpo del gol preso, evitabile perché poi alla fine potevamo fare meglio, un aspetto che abbiamo analizzato, ma in generale dobbiamo difendere con più contatto fisico, fra virgolette, quando la palla è fuori dall'area di rigore. E poi siamo andati un po' in fatica perché abbiamo accorciato male, perché abbiamo scalato male le posizioni, anzi non le scalavamo, e allora abbiamo concesso un po' di palleggio, ma domani è un'altra partita. Al termine dell'ultima seduta di allenamento, il tecnico giallorosso Gaetano Auteri ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per il primo turno della fase nazionale dei playoff di ritorno di Serie C tra Benevento e Trieste, in programma alle 20:30 sabato 18 maggio allo stadio Ciro Vigorito. Portieri: Gian Gregorio Manfredini e Paleari. Difensori: Benedetti, Berra, Capellini, Masciangelo, Meccariello, Rillo, Terranova e Viscardi. Centrocampisti: Agazzi, Improta, Karic, Kubica, Nardi, Simonetti e Talia. Attaccanti: Bolcius, Carfora, Ciano, Ciciretti, Ferrante, Lanini, Marotta, Perlingeri e Starita. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.